Recording Hi-Fun Radioactivity. Popolo di Radiaction TV, buonasera, buonasera a tutti. Stasera non mi vedete, ecco la Samba Nubi. C'è anche un mostro, guardate. C'è C'è anche anche un un mostro. mostro. Sono in condizioni pietose da 2 giorni e mezzo a... Perché? Io mi chiedo sempre perché. Come state, come state? Come promesso, questa sera ci facciamo una partitazza. Fears of the North Star, Ken's Rage 2. Tutto dire, tutto, io ti tradisco, sì. Ma oggi c'è stata sta combo bestiale. C'è stata sta combo bestiale tra clip di Depeche, clip di Deathcat, tutte e due che cantavano la sigla di Ken il Guerriero. E quindi, ma lo dovevo fare. Lo devo fare, ma soprattutto ti tradisco perché non ho avuto tempo di fare quello che pensi, perché sono in testa di cazzo e quindi ho avuto poco tempo. E però li faccio diventare trasparenti e userò quest'altra sorpresina made Sama Nubia. Io non so più come cazzo ti devo chiamare, capì? Sama. Sarei sempre Sama senza nubi. Sama delle nubi. Bello Sama delle nubi. Tra l'altro è in tema pure con Ken. Sama. Oh, la saga. No, non lo chiamo così. Allora, se io faccio così, e poi faccio così. Tanto lo continuiamo perché io stavo abbastanza avanti e non sono nemmeno arrivato alla seconda. Perché dovrebbe avere pure l'isola. Cioè, la seconda stagione. In America. Contro le bestiacce infame. Fears of the North Star, Kansas. What's up? Eccolo. Di tutto, di tutto. Di tutto, vai. Senza pietà. Allora, io stavo a giocare a questo. Sì. Guarda com'è bello così. Sa che le sostiene, va? Ah. Ah, lo vedremo nella prossima puntata. Volevi! Ah sì? E lo vedremo nella prossima puntata. Allora. Non so se si sente troppo basso, forse lo devo alzare. Sì. Facciamo così, no? Continua il mio viaggio nelle lande desolate. Va bene, Sam, non ti preoccupare, grazie comunque. Che ti stai allenando? Aspetta, ma io non ho fatto ancora una cosa. Tutto il tipo splendido. È uno sciottino, non te lo devo fare io. Lacrime di lupo. Ah, ok. Vai Pasqua, vai Pasqua, vai Pasqua, vai Smettila. Smettila. Ah, c'è Lello. Hai visto? Lello Oh, bello. Lello, sei uno stalker però. Grandi verità. Grandi verità. Vai, che cazzo di clip andate a uscire. Troppo una coincidenza, vedi, succede una cosa troppo bella, troppo strana. È Matrix. Ho ricevuto l'accettamento di questo viaggio da Re di Okuto. Metti forse in dubbio la mia autorità? Ma queste cose non accadevano quando eri il Re di Okuto a governare. Va bene. Ti perdi il lancio del vecchio. Guarda che roba. Però tutto ciò che mi viene in mente di voi, va bene. Che brava persona, hoppla. Ops. È lui. Grazie, ma ti conviene andartene prima che ti scoprano, vabbè. Non preoccuparti per me, saranno loro a morire. Vabbè. Sconfiggi quando più invasori i nemici, che bello. Proprio quello che volevo. Madonna. Ah, gente che esplode. Mi serve questo dopo. Ah, lo prendo proprio, no? Perché almeno due.
Ciao. Guarda che vuoi. Malmena lo è bellissimo. Я думаю, там будет овощи, мясо, в лучшем случае сосиски какие-то. Che cazzarola è? А. Bitch. Sploff. Bluff. Sfondo. Faccio vedere che significa la scuola di Okuto. Il canale ha fatto le sue mosse. Ciao. Oh, look at him. Morto. Sconfiggi il comandant. Bene. Eccolo. Bene. Ti basta? No. Adesso ti basta. Esploffede. Giuse. Diolello. Giuse. Giuse. Quindi tu mi stai dicendo che vuoi sentire Stitch? Sto facendo una strage, bello. Ecco Stitch. Tramenda di run. Passato prima. Questo gioco era proprio quello che mi ci voleva. Muori, va? Spiattellati. Dove sei? Dove sei? Eccoti qua. Vivi, vivi. Si è difeso. Adesso no. Dieci. Sbam. Sto tappezzando le pareti, praticamente. Degli altri nemici sono qui, dagli una lezione, va bene. E sfondo. No, vi farei esplodere tutti quelli. Ma ancora non posso usare la mossa super fica. Mi serve per dopo. Ah, un po' di energiotta, ecco. Vince il comandante, risveglio del punto sensibile, 7 punti mortali, presa di Okuto che spezza l'acciaio, colpo pietoso, potere di tutore dei cieli, vabbè, direi che dopo, eh. Però adesso così. Spam! Bitch. E un altro se va a fare un giro lassù. Riuscire a sconfitto il quarto avversario. Sei troppo leggero, non c'è gusto. Signore, è inutile resistere contro di me. Lo avete capito? Perché è in scio della scuola di Okuto. Fatto. Taka. È un nuovo record. L'ho eliminato tutti. Oh, brutto figlio di... Ciao Taka. Allora. Sfonno. Non fate i vigliacchi, ecco.
Bitch, via. Consuma cattiveria. Oh. E glielo fai? Ah. Devo uccidere prima questi. Vabbè. Non fate i cavalli. Guarda come esplodono. Sfono. Sfono. Ancora. Esplosione in cielo. Dai, faccio una cattiveria. Venite. Mamma mia. Ormai vamo scendere. La carne da macello, raga. Che fate voi? Venite a scendere. Ormai vamo scendere. Tu? Tacchete. Tu? Salve. Ah, c'è anche la presa, giusto? Altra cattiveria. Mi sembra che l'ho pure lanciata, no. Vai con la mossa super. Splotch. Quello non è umano. No, so che è Shiro. Ryuga, il lupo solitario. Questo villaggio non ti si addice, lo fronderò io volentieri. Ah, siamo a Ryuga. Anche perché poi continua, tra l'altro. Il re Kuto se n'è appena andato e tu hai già provato a rubargli la terra. Ti uccideremo per questo tradimento. Ho così freddo. Questa è la tecnica Taizan del lupo solitario. Dicono che sia così veloce da fermare il flusso del sangue e lasciare le vittime come congelate. Che cazzo. Hai capito? Ah, devi essere Kenshiro, il successore della divina scuola di Okuto. Volevo conoscerti. Sei la seconda persona che abbia mai incontrato ad avere un'aura così potente. È stupefacente. È strabiliante. È un'aura potentissima. Nani, questa terra ha bisogno di vera grandezza, di un uomo in grado di porre fine al caos. Esatto. Best Girls TV soprattutto. Quale notizia hai per me? Ho eliminato chiunque infrancasse il tuo nome. Squish squish. Ma sta sempre così, Se mi è consentito vorrei affrontare Kenshiro. Vabbè. Molto bene, non ho motivo per impedirtelo. Okay. Raulo Kenshiro, quale dei due guiderà questa era? Nemmeno io lo so dire. Ryuga, il lupo solitario. Prima erano tre, ok. Eppure il momento si avvicina sempre più.
Perdonami, Giulia. Giulia è diventata l'imperatrice di Nanto. Senza l'aiuto di un potente salvatore, questa terra se ne va a Buddane. E per trovare quel salvatore, devo diventare un lupo assetato di sangue. E c'è Toki. Salutate Toki, regà. Forza, salutate Toki. Maestro Toki, dovessi davvero riposare. Attenzione, non lo toccate. Non lo toccate, radioattivo. Non tocca. Beh, io ho il remake di Toki su Steam, tra l'altro. Guarda, non è che cazzo, non è nemmeno entrato. Si è beccata una frecciata nella schiena. Ma basta, il maestro Toki non può più combattere. Lasciatelo in pace. È radioattivo. Leva quelle mani, è radioattivo. Ehi, Sflash. La vera essenza della divina scuola di Okuta è nella rabbia. Senza rabbia Kenshiro non realizzerà mai il suo pieno potenziale. Sflash. Se Kenshiro è tanto debole da farsi battere da me, allora la nostra epoca non ha bisogno di lui. Yamete. Il sangue sgorgato dalle tue vittime solca il tuo viso. Com'è bello, Toki. Come se fossero le tue lacrime. Com'è poetico. Forza, uccidimi. So che la mia vita è destinata presto a chiudersi. Se posso contribuire alla fondazione di una nuova era, per me. Toki. Non ti mostrerò alcuna pietà, Toki. Ah, aia. Il maestro Toki è stato portato al castello di Ryuga. Aiaiaiaiaiaia. Il fatto si infittisce. Eccoti qui, Kenshiro. Evento, perché hai compiuto questo massacro insensato? Prontami e lo scoprirai. Maledetto Ryuga. Oh, beccate questo. Ormai vamo Shinderu. Non ci senti bene? Aspetta, c'è un metodo infallibile per solarti i timpani. Via. Nani. E sono 100 101. Si è flippato. Cazzo di ridi. Che peridio, che peridio. Mi sento in giro. Vivi. Super paleata mortale. Ah, aia. Fatto malissimo. Ok, qui. Tasca. Ah,
Riesce di fracasso di mazzate. Ora basta che è uscito. Cioè. Toki è vivo. C'è tutto sto casino per Toki, ma Toki è vivo. Un po' ridotto male, però è vivo, direi. Si è già inferto una ferita mortale da solo. Ma come? Ma perché? Ah, è giusto, c'è la sta storia strana. Ha deciso di recidere la sua stessa vita. Prima di scatenare la sua fiera distruttrice, Ryuga si è sventrato. Bravo. Nello sforzo di riportare la pace ha scatenato una reazione omicida, ma ora con il mondo praticamente conquistato dal re di Okuto. Ha scelto di chiudere la scia di omicidi con le sue stesse mani. Fatto un seppuku da solo. Finalmente riconosco la verità. Questa era bisogno di Kenshiro, non di Rao. E dovevi morire, dovevi fare tutto sto casino per capirlo. Ma tutto parte del destino del lupo solitario. Quando il caos avvolge il mondo, diventa messaggero per l'imperatore celeste e attira Okuto in battaglia. L'imperatore celeste è Yuria. Yuria. Bello il suo dopo, eh? Kenshiro, la sorella Yuria. La sorella. Non lo sapevate che Ryuga è il fratello di Giulia? Ha ucciso suo cognato. Dai, cazzo, in due minuti, capito? Sembra la trama di Beautiful. Il re di Okuto governa con la paura, ma solo tu sei in grado di riportare la pace. C'è tutto, ragazzi. Vieni, Ryuga, è ora di raggiungere gli uomini che sono vissuti e morti in questo caso. Cioè, alla fine ha fatto finta con Toki. Dobbiamo tornare alle stelle e vegliare su Kenshiro insieme a loro. Ma che bello, mo piango io. No, Toki. No, Toki, non andare. Addio. E anche Toki è morto. Eccolo. Le nuvole si muovono veloci, a quanto pare il nostro scontro si avvicina a Kenshiro. Bella clip, sì. Sì. Bello, tutto molto bello. Possibile portare... Mamma mia, ce ne ho troppe. Ma che vuoi, capito? Ne ho troppe. Li scatto qui. Mentre io faccio cose. Guardate cosa ha fatto il Saga. Galileo. Che figata. Ok. Ok. Salva. Salva. De bella Ryuga. Ciao Kratlus. Bonsoir. Ah, è bello. Mi piace. Bella Kratlus. Salve. Sto giocando a Fist of the North Star. Can't Reach 2. Quindi stasera è tutto un cazzottare. Tutto a posto, Kratlus. E tu? Che ci racconti? Stasera vi risparmio la mia faccia di me. Nanto entra in azione. Non ti ho mai visto da queste parti, comincia sempre male. Sì. Eh sì, ci sta. Sconfiggi i soldati del re di Okuto. E qua. Vieni qua. Guarda come esplode. Come esplodono tutti. Splash.
Sploosh. Aspetta, fammi vedere l'altra. Ah, questo è il colpo che distrugge le parti molli. Poi c'hai 7 punti mortali delle stelle di Okuto. No, risveglio del punto sensibile. Questo sta esplodendo. Sono morto. Ah, sei rimasto tu. Ciao. Oh my god. Presa di Okuto che spezza l'accia. Colpo pietoso che ferma il fiero volo. Questo è contro Sauser, mi sembra cosa. Onda che spezza la montagna in due. Colpo che distrugge le parti molli. Secondo me userò un po' questo. Ah, qua c'è. Ah, qua c'è coso. Ah, qua c'è Fudo. È Fudo questo, sì. Non possiamo trovare gente simile da queste parti. È Fudo della montagna, sto pirlone. Sono terribili, intendono uccidere il grosso signore per niente. Vabbè, ci penso io. Ma gli ho fatto un cazzo. Gioco? No, ma non Valus. Ma con me. Guarda quel paese. Oh, che picchio dall'alto. Nanio. Vita. Poi che c'è? Un po' di vita. Marizza tutti. Ah sì. Ah, qual è l'altro allora? 7 punti mortali deve essere riavuto. Era una sappochini. Vabbè, vi faccio così. Esplodi su. Splash. Ciao. Oh my uomo. Shinderu. Ora ti sei cacciato in un mare di guai. Addirittura. Oh my uomo Shinderu. Bello. Risveglio del punto sensibile. They're worse than kids, man. I'm just kidding. I'm joking. I love my cats. They just drive me insane, man. Perché mi sta picchiando? Oh, come cosa? Cioè, prova proprio. Becca di 100 pugni di Okuto. È morto. Eh sì, fate bene a urlare. E a sud, te l'ho detto, lo lasciami andare. Stai bene? Andiamo a mettere qui te sei. Prima sono uscito sul balcone e ho sentito una squish nella vita reale. È stato bellissimo. Adesso ogni volta che la sentirete in strada o da qualche parte penserete a noi. Ah, te lo giuro. Ho sentito adesso sul balcone di casa. Cioè, prima quando sono uscito fuori. Eccola.
Fudo della montagna. La montagna ha fatto la sua mossa. In questo caso immagino sia tempo che anche il vento entri in azione. Sono io del vento, uno dei cinque astri in cerchio e protettore della stella polare di Nanto. Siamo a servizio dell'ultimo generale di Nanto. Che non credo sia Zoe qualcosa. O forse sì. Capisco, perciò l'ultimo dei sei sacri guerrieri di Nanto ha finalmente fatto la sua mossa. Perché i mortali di Hokuto minacciano Nanto e la misericordiosa stella dell'amore materno. Ma che cazzo di stella di me? È giunto il momento, vabbè. I tuoi pugni sono troppo deboli per lasciare un solo graffio sul mio corpo. Non ho una madre. Non ho una madre. Sblam. E l'ha ucciso. Scusa. Perciò Kenshiro non è il solo essersi mosso contro di me, ma anche l'ultimo generale, vabbè. Le stelle degli assi in cerchio, vento, nuvola, fiamme, montagna e mare. Ora sarà il turno delle fiamme della montagna o delle pizzette di salva. Mom, don't understand. This isn't a phase, mom. Food della montagna. Quanta brutalità deve essere stato quel tizio. Quanto è bello, ok, devi guardare, sgarbio. Vuoi morire? Vuoi morire? La pagherai per questo. Non vedi Food della montagna. Non è un uomo comune. Così a cascio. Sono Fudo della montagna, uno dei cinque assi. Praticamente Antonino Cannavacciuolo. Io adesso l'ho realizzato, lo sai? Cazzo, ho fatto una grande scoperta che non me ne ero mai accorto. Cioè, è seriamente Antonino Cannavacciuolo. Ah, cazzo, è uguale. Cazzo, è uguale. È uguale, cazzarola, guarda. Guardalo, guardalo. Nel frattempo è arrivato Raul, raga. Re di Hokuto, pagherai per ciò che hai fatto a mio fratello. Ah, è identico, hai visto? Sono Shuren delle fiamme, questo è destinato a morire in modo indecente. Già piange, vedi? Già sta piangendo, già sa, ormai è morto. Ha tante probabilità di sconfiggermi quante ne hai tu? Nessuna. Lui piangeva perché pensava alle pizzette di salvo. Sei l'unico che verrà sconfitto. Nanto e Hokuto sono due parti di una singola entità. Questa terra avrà davvero pace solo quando verranno riunite. Hai capito? Perciò l'ultimo generale di Nanto ha preferito allearsi con Kenshiro piuttosto che con me. Raul si è incazzato. Raul si è incazzato. Ecco, dura due secondi lo scontro con questo che ti dice, vabbè. Splaff. Morto. Splaff morto. Ci riprova, Che credo, ci riprova, Queste fiamme ti inghiottiranno. Ce ne prova, e niente. Perché sei così insistente? Ma soprattutto perché vuoi farti flambé? Capisco, ma la forza delle tue fiamme non basta certo a vincere la mia ambizione. Che bello. Splaff. Morto. Sono impaziente di controllare quest'ultimo generale di Nanto. Rimane Kenshiro. Shuren, Yui, non permetterò che la vostra morte sia stata invano. Dov'è il re di Hokuto? Raga, tra poco ve lo buco lo shout out,
Snoop Doggy Dogg and Dr. Drake. It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and it's like. Welcome to my life. Però come due secondi ve lo buco. Che fra il giapponese e la roba dello shout out non si sta capendo niente. Non temere, c'è qui Fudo a proteggerlo. Ma soprattutto Fudo della montagna. Quella è cattiveria. Quella si traduce in cattiveria, lo sai. Ok. Che cavalli di uomini, infatti. Questi sono venuti con la moto. Che facciamo? Tutto, prendi i bambini e resta indietro. Vai, fai, prenditi, io ho preso una trave. Ah. Ups. Così. È tutto molto bello, lo sapete? Va bene. Niente paura. Ma sono furbissimo, miriamo a quello grosso. Ma che palle sto Fudo. Che palle sto Fudo, non riesce a fare niente da solo. Cioè veramente lascia che ti aiuti, equivale a mob e sfondo, ecco. Sfondo. Ah, mi devo uccidere tutti, ok. C'è sempre dell'ottimo metal sotto i giochi di Genshiro comunque, devo ammettere. Fatality. Fatality. No. E mi sa che l'ha ucciso lui, sì. Ha eliminato tutti i soldati. Sì. E voilà. Così Fudo ha inviato un messaggero e se... Vabbè, me la posso saltare, questa è Mario. No, sono Fudo della montagna. Wow! No, sono una pippa supersonica. Oh, però... Parola. Mazzo! Ah, questo è bello. Tra l'altro io non l'ho mai finito tutto sto gioco perché è immenso. Ci sono un botto, ci sono un botto di personaggi. Sono davvero un botto di personaggi. Attacchi di Fudo. Che cazzo è? Eh? Bruttino. Non mi è piaciuto. Che cazzo era? Madonna. Scure possente dei cinque astri. Vai. Vai che andava a ciur. Hai scapocchiato il pesce, eh?
E dice sì, pam. Ah, non mi è uscito, no, non mi è uscito il video, non l'ho visto, scusa. Ho sentito solo l'audio. Pensavo fosse solo audio, non ho visto il video. Non l'ho visto. Sono concentrato a essere a navacciuolo. Non vedi? Adesso metti un po' di pepe, vedi? Vedi, diventa una crema. Vedi, sul mio braccio diventa una crema. Adesso sono 2 minuti nel frullatore e siamo pronti. Visto che è bello? Visto che è bello? Tu prendi il limone, eh? Lo schiacci? Cazzo, non lo... Come sempre, si accettano suggerimenti di di ogni genere per che le carino. Carte. Che carino. Adesso ho visto, che carino. Questa è colpa di Salva, secondo me. Adesso ti faccio vedere. Devi dare un colpo a mano aperta che divide le montagne, eh? Facciamo una bella... una bella guarnizione, eh? Vedi? Schiaccio un po' di aglio. Poi, alla fine ci mettiamo una grattata di urlo del diavolo, eh? Guarda come prende colore, eh. Guarda. E dice sì. Dice sì. Siamo a 131, forza. Dobbiamo arrivare a 150. Chi le fa queste comande, eh? I piatti. Adesso vi do una mano, vi do un colpo a mano aperta che divide le montagne, eccolo. Ti piace? Faccio che è una facciola napoletana. Oh, e a me che me ne fotte. Oh, vieni, dice sì, a fesse sorde, vieni. Ti piace? Prendiamo un po' di uva passa. La prendiamo? La schiacciamo? E poi la scapocchiamo. Eccolo. Anche perché ragazzi questo... E tu che cosa ti vedi? Non puoi lavorare con questi pizzi addosso. Madonna, che sta succedendo? Vai giù. Che cazzo sta succedendo? Un colpo a mano aperta che divide le montagne, eh? Brugaro. Sei morto? Poi sveglia. Sveglia. Mamma. Mamma. Facciamo un bel pesto. Mamma te. No, allora. Che fai, non esiste. Cinge una mano. Candirò non, no. Candirò non, no. Bello. Ce l'abbiamo fatta? Io vi invito tutti a Villa Crispy. Mi raccomando, venite. Vi aspetto io. Vi faccio i piatti con le mie mani. Le mie mani. Ok, Gradulus. Grazie per il lurk. Ah, c'è anche una clip, ovviamente.
Chiusa delle nuvole. Allora, che ne pensi? Alta qualità. Wow. Wow. Sta piovendo. Che bello. No, c'è qualcuno che gli sta pisciando in testa. Che bello. Chiusa delle nuvole. Nuvole fa piovere. Una pioggia dorata. Suona malissimo, raga. Per fortuna, eh. Sì, gli ha pisciato un attimo in testa. Yusa non solo si dice che si prende tutte le donne, ma che pisce in testa alle persone. Dimentichi una cosa fondamentale. Sono anche l'uomo più bello che il mondo abbia mai visto. Ah. Ti schiaccerò al suolo. Splat. Saggio dice, le ha preso, mazza. Hai capito? Aiuta delle nuvole. Che gentiluomo, no? Gentiluomino. Sei uno degli uomini di Fudo. Prego, il maestro Fudo ti supplica. Devi assolutamente raggiungere l'ultimo generale di Nanto. Il generale. Cioè, va là per molestarlo, praticamente. Sembra troppa fatica per uno come me. Non mi leggo a nessuno. Evito di usare il playboy. Vivo, guarda queste belle donne. Mi godo appieno ogni singolo giorno della mia vita. Hai capito? Hai capito? Maestro Yuza, non puoi negare i tuoi veri sentimenti. Tutta questa indifferenza non è che una maschera per dimenticare il passato. In realtà, mangiava le pizzette di Salva. Fai silenzio! Al posto tuo imparerei subito a dimenticare. Vedi che cazzo ti succede a mangiare le pizzette di Salva? Appena smesso, tutte le donne del mondo gli cadono a terra. Cioè, questo è il Rocco Siffredi giapponese. Oggi sono di cattivo umore. Battete in ritirato o morirete. Perché se mi piace proprio della serie la patatina numero uno di Rocco Siffredi, so. Uso delle ah, ma io che non mi sto zitto, io che sto zitto. Uso delle nuvole dove passano le passere. Yuza Padulo. Che ti vola all'altezza del culo, giusto? Yuza Rosticino. Allo spedo senza che te ne accorgi. Mi sono un attimo fatto allo spedo, non sai perché. Tanti di Padulo che ci seguono sempre, ci supportano, grazie ragazzi, senza di voi noi saremmo persi. Guarda, guarda che roba che fa, pugno del furfante vagabondo, palmo della bufera urulana, calcio fantasma delle nuvole nel vento, niente più. Ci mette 3 anni? Sono a dirlo su colpo, ma però bello. Cioè, nella centrifuga più la lavatrice. Palmo della bufera ululante. Minchia. Oh. Pugno del furfante vagabondo. Questo lo vediamo tra poco. Gli usa delle nuvole odorose. Ah, questo è il pugno del furfante vagabondo. Una cagata.
Colpo della tempesta di fulmine. Sa cavallo as das da s d a s d e a s d d c f s r f n v g u i a s n z v g u i lunga v c 8 w 4 r 37 u 89 f 7 u b n b g t 78 v 78 r h 998 z f 98 s d h f v 98 m d h s 789 MHS9V. Ok, se volete segnarvi il numero di wifi di questo modem. Che c'è scritto? Che è successo? Sì. È svenuto mentre stavo scrivendo. Ti conviene moderare i toni. Peccato, l'ha fatto tutto attaccato. Faccio fantasma delle nuvole nel vento. Palmo della bufera. Pugno furfante vagabondo. Te, pam. Ma senti che cazzo di groove ci sta sotto. So che è una pippa, sta pippa. Cascosa cavallo murai nasale. Io aiuto del 98 UAF 9 U8 WS 789 FW 9 Winoi Kids N Coil CV NAW I 90 CV non lo accetto, F 89 IU 2 UI Lunga U 2 GB 1 8008 WQR HBC AC c'è da spostare I Lunga ASDF AN UABGM. Cioè da spostare questa macchina con questa targa, ve la ricordate, no? Me la ricordate, vero? Il proprietario della macchina... Gna. 90 Wert. Attenzione ai cavalli nasali. Eccolo. Eccolo. Lui è un cavallo nasale. Ma tutto attaccato proprio. Io uso un talento temibile con tutta la mia forza. Gna. Ma Yuza non farà la sua mossa. C'era una bambina che lui amava come una sorella. No, bastardo. Raul maledetto. Quella bambina è poi diventata una bella giovane donna. Per quanto siano forti i suoi sentimenti per lei, non potrete mai stare insieme. E perché no? Ascoltami, Yuza, quella donna è la tua sorellastra, avete lo stesso padre. Amona Yuga e Yuza. Mamma mia, come cazzo è difficile dirlo. Sono tutte e tre, fratello e sorella. Ci deve essere un motivo, ora sono più impaziente di mai. Guarda l'ultima giornata di Nanto. C plus, sì. Shadow. Dove sono? Non lo so, sono rubati. Ti puoi distrarre un attimo che ti trovo a fare BDSM. Siete gli uomini di Fudo. Mi avete narcotizzato. Era l'unico modo per condurti davanti al generale. Motte frusta. Ma è diventata un'altra cosa. Sì, è C++. Oh, nemmeno le catene. Yuza delle... Sono Yuza delle nuvole. General Kenobi!
Hello there. General Kenobi. Bello questo. Questa è un'altra novità, eh? Hello there. Sottoposto di food. Ah, questi sono amici, non li picchio. Ho già visto quegli uomini, forse sono gli scagnozzi. Ma gna. Tutto a posto. Grande. Morte e distruzione, raga. Morte e distruzione. Penso non devo male. Sì. È stata bellissima quella cosa, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. No, becca del pugno del furfante vagabondo, da. Così tu sei Yuzo, un uomo famoso per la sua codardia, ma anche per 24 centimetri di bontà. se t'appoggia lui la tempesta dei fulmini in testa. Va, Dordo. Vedi? È fortissimo. Di certo non combatte come un uomo che non crede più in nulla, anche perché te l'ho detto, ciò è sempre. E Yuzo è gente. Su questo potrei anche andarmene. Yuzo delle nuvole per un'esperienza più... Mi hanno chiesto se volevo entrare in un server di DayZRP. Ma non so come andrebbe. Mi piacerebbe entrare con qualcuno, ma non so chi. Per un'esperienza più intensa. Ha detto, anche con lubrificante. Ed in realtà io li sto sverginando, non li sto uccidendo. Catrota. Immagina. Raga, a 30. A 30 sub, serata 6 Kirum. Io non me lo smetterò di dire. Aspetta, se pure disconnesso il controllo. Che cosa? Che ho scammato? Che è successo? Non ho capito un cazzo. Non ho visto. Aggiornatevi, vi prego. Che è successo? Grazie per le carte comprate. Chi le ha comprate? Sama? Grazie chiunque tu sia che abbia comprato le carte. 40 World Thunder alcolico. Ok. Va bene, ci sta. A 30 Segirum, 40 World Thunder, 50 scegliete voi. Grazie a te ha fatto il sistema del controller wireless. Dovremmo... Ah, ok, perfetto. Ottime. Sono molto contento. Ero io comunque... Ah, ok, cazzo. Grazie, salve. Non ho visto, perdono. Non riesco a vedere perché mi devo concentrare qua. Non vedo un Kaiser. Ma ok, devo mettere... No, metti il mio occhio se qua non vedo nulla. Grazie per le carte. Stop! Sì. Stop! Che stava scrivendo il buon Sama? Che mi stava invocando. Amon, 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 amon. Dimmi tutto, dimmi tutto. Digami tutto. Avrà letto? Non lo so. Raga, mi sto distraendo. Non sto capendo nulla in questo momento. Devi sussurrare il nome di Sema Nubi in ASMR. Ah! Ok.
Samanubi. 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 E Samanubi, non lo so quanti cazzo erano, vabbè, così. Grazie Gradulus per le 5, madonna, per i 5 pacchettoni. Ho fatto il danno pure stasera, hai visto? Raga, 30 Sekirum, 40 War Thunder. Facciamo così. Non se lo gioca Sakamurai War Thunder. Già mi sparano le botte, come sempre. Mancabili. Grazie, sei un folle, davvero, grazie mille. Ah, ho salvato questa unità di puto scrausissima, vai. Ma senti che Grub. Basta ragione scattato, ecco. Io devo ancora giocare a quello del buco dei Gu. Vedo che sei giunto fin qui, Yuza. A quanto pare il tuo spirito combattivo e la tua ambizione sono più vivi che mai. Ok. No, no. Sto soffrendo un po' il calore in questo momento. Frega. Mi apro un po' la finestra. Eh? Cosa, Gradulus? Yuza, i pugni del conquistatore. Che cosa? Oddio. Che cazzo ha detto e non me ne sono accorto. Oh my god, ho fatto un danno? Non si è nemmeno degnato di alzare la guardia per difendersi. È una sfida autodidatta. Pensi forse che il tuo talento innato ti impedisca di provare paura per i miei pugni? Nessuno può. Ah, il gioco del buco di Gu, eh sì. Eh sì, è un gioco dove il mostro è un buco di Gu. C'ha un occhio. Al posto del buco di Gu. Chiama Shirime. Se vuoi vederlo. Su Steam. E no, non ti sto trollando per culando. È proprio così. Colpa del. Che sorpresa, Gradulus. Stop. Visto? mi ha costretto a giocarlo, quindi dobbiamo fare. Ma visto che musicina sotto. Ma voi non avete visto che qui c'è stato un rubamento di palafrino, raga. Roll. No. La canzone preferita di Sakamurai è qui per voi su Radio Action TV. Ha! Ah, ok. Sapevo che questo mi sarebbe costato la vita, vabbè. Maestro Yuza, il maestro Kashiro si è avviato al castello da solo. Ma caso conduci pure Kashiro al castello, non c'è bisogno che resti con me, vabbè. Kashiro, abbiamo amato entrambi la stessa donna, è tua sorella, la tua sorellastra, è incesto. Dimostra che tipo di uomo sei diventato, sei una monnezza. Yuza delle nuvole, per un'esperienza più intensa. Da oggi con vibrazione. Life is strange true. E non ce l'ho! Non ce l'ho! Vabbè, farò in modo di averlo, di avercelo. Minchia, addirittura devo giocare Life is strange true colors, vabbè. Ma mi dovete da tempo, regà. Volete che giochiamo a troppa roba, capì? Madonna, Tesina si è riscattata il giovane in Part 3, No, vabbè, la True Colors pensa di risolvere in un modo. No, basta, raga.
Basta, io non c'ho tempo nemmeno per sputarmi in faccia la maggior parte delle volte. E non sto scherzando. Soprattutto non posso spendere tantissimo in giochi ultimamente. Che prestigio. Mori. Io me la ricordo sta parte nel cartone. Ancora. Beh, sfondo così. Dove uscite? Di là. Salve. Splaffate. Però me le prendo le cose, cioè. Ah, tra l'altro non so se hai visto, se ti interessa quella cosa che è uscita. Di tutta la ready action. Noi, di tutta la, noi, oh cazzo. Mia, questo è in faccia. Questa, porca puttana. Ma in faccia gli è sputato. Oh, te fermi? Che dici, te fermi? Stai distruggendo le leggi della fisica, muori, dai! Ricordiamo la Sam. No, DBD, ancora. La serie scatta, intanto mi pare, gli do i punti. Ma ve lo buco l'SO, eh? Dove cazzo devo andare di qua? Oh mio Dio. C'è un bambino. Deve essere il maestro Kenshiro, ti guiderò al castello del generale. Dagli. Mi guidi. Sei uno dei figli di Fudo. Ah, che gran figlio di Fudo. Raffaele! Caffè, mo cacchi de bì! Beh, è sempre il top, capito? Ah, questa è la parte dove Fudo è nelle sabbie mobili perché è un pirla supersonico e gli tirano le frecce, le cattiverie, e lui non può più uscire perché è un grassone. Scusa mamma, se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. Se tu sei fuori di testa, e sei Fudo di testa, ma soprattutto non è Fudo shaming, capito? Dico solo la verità. Le sabbie mobili stanno indebolendo Fudo. Che gran figlio di Fudo. Ah, comunque ci abbiamo dei killer meme in questo cazzo di canale che sono qualcosa. Però ti prego, voglio quello là delle tipe bella la Spagna. Ti prego. Quello secondo me merita. Quello secondo me merita, raga. Quello lo devi mettere, Saka. Quello là. Quello delle ragazze che... Quello del film diretto da Vanzino. Guarda come esplodono. Sì, sì.
Sì. Sì. È quello delle tipe che fanno bella la Spagna. E poi non posso continuare per non spoilerare. Io so che tu sei esperto di Spagna. Guarda il TikToker. Esatto. Esattamente quello. Ma in realtà anche quella. Anche. Ma in realtà anche quella. Quella che ho messaggio come storia mia nel mio profilo di Instagram. Miche. Dice papà, ma perché no? Se non l'avete vista vi invito a vederla prima che scompaia. È la prima che ho fatto. No, grazie, sono già preso. I'm sorry. I'm taken. Non ti spegne TV. Guarda che bella strada. Oh, crepa. Figlio del fango. Non riesco a trovare la cosa che dici. L'ho messa un bel po' di giorni fa era. E quando tu mi hai scritto Azza, l'hai pure risposto. Magari dopo te la rimando. Quella del gatto che. Cioè quella che viene dopo il gatto che glitcha. Schermo blu della morte. Hai trovato? Ma ci sta. Quella va in combo con Spagna Morale. Quella va in combo con Spagna Morale. Già me lo immagino, guarda. Guarda Kudo. Questi bambini, io adesso ci soffio un po' sopra. Vedi così si raffredda. E poi rilancio. Vedi? Vedi come si. Vedi come rilancio bene, eh? Adesso facciamo uno spiedino. Prendo un pezzo di spaghetti, vedi? Una bella treccia. Esco fuori. Guarda che crema. Prendimi un mano carta. Dai, forza. Che aspettiamo? Si fanno da soli? Bravo, prendi gli stuzzicadenti che ti sei infilato nel braccio. Un po' di pepe. Se no, altrimenti non sa di niente. E poi facciamo una strage. Vedi come viene bella cremosa la strage? Devi fare così. E dici sì. E
E dice sì a queste esordi. Ecco, prendi il pane. Prendi il pane. Poi lo apri. Lo passi su un panno a carta. Lo tamponi. Facciamo una fettina. Aggiungiamo le cozze, il sugo delle vongole, un pezzo di calamaro, il pistacchio. E un pezzo di gnocco fritto. Così gli diamo sapore. La canzone la sentivo quando avevo meno uno anni. Cazzarola, se hai avuto due anni di previta, tu ti invidio tantissimo. Non ho tempo da perdere. Cazzarola. Anche lui ha avuto un'esperienza pre-vita, però è durata molto poco. Questo uomo è molto più forte di quanto immaginavo. Sì. Eppure è mite e premuroso, capito? Hai capito? Lui, quanti anni hai? Quando avevo meno uno anni. Ho avuto tante esperienze. Poi sono nato. E poi è cominciato tutto. Però quell'anno indimenticabile, guarda. Indimenticabile. Minchia, comunque davvero. Poi purtroppo sono nato, Te l'aspettavi tu? Io non me l'aspettavo, guarda, mi ha colpita sta cosa. Era da tempo che non provavo tanto interesse. Vi giuro che, tra l'altro, non sto praticando Kraken, me lo sto conservando per la Sekirum. 30 sub Sekiram, ok? Non so più come dirvelo. Ma devo fare l'obiettivazzo, dai. Ma sembra che ce l'ho fatto, sì, ce l'ho fatto. 30 sub, quello. E devo uccidere un toro infuocato con le castagnole. A me fa ridere sta cosa, già solo dirla, però. Sarà qualcosa di epico. Mancano 12 sub, ok. Qui su Lady Action, la canzone preferita di Sakamurai. La sente sempre. La dedichiamo a lui, grazie Sakamurai, grazie. Chi è stato? Capito chi è stato. Le fischieranno le orecchie in questo momento, Kratos, mi dispiace dirtelo. Mancano 22 sub. Tra 12 sub, non fidarti di scavare. Non mi fido. Mi fido. Sama delle nubi. Oh, che cazzo è successo? No. Si è flippato.
Yuzu, il tuo talento non si vede, eh? Si vede il marsupio, eh? No, 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 non comincio a fare le cose strane, eh? Si vede il marsupio, eh? E io me ne intendo di patatine. Minchia. Vai col pugno del puffante vagabondo. Con scappellamento a destra. Molto antani. A destra, a sinistra. Che cazzo sta succedendo? Ahi. To palmo, che cazzo? Oddio. Oh no. Va bene, Gradulus. Esatto. Vedo che la tua tecnica segreta consiste in quello. Mi capisci troppo in fretta, hai scoperto anche il mio ultimo trucco. Yumi no. 32 a giù la passione alcolica, bello. No, 50 sub gioca a Barbie, guarda. Notevole, Raul. Non solo sei riuscito ad evitare il mio colpo mortale, ma mi hai anche colpito alla spalla. La mia spalla preferita. Ho colpito il punto vitale noto come Kyomei. Questo scontro è finito, Yuza. Adesso fa una brutta fine. Le tue mani sono inutilizzabili. Splotch! Wisam. È il mio villaggio, devo lasciare qui i bambini e condurti dal generale. Esci? Esci in mazzo. Esco in mazzo? What? Nani? Esci in piene. Ok. Ok. Esco. Sama, io esco. Basta. Fatti sotto, Raul. Mi avrei anche bucato le mani. Esatto. No. Nuvola fino alla fine. Un'altra torsione e Toblascio si spezzerà in due. Io per il momento gli sto uscendo una spalla a questo. Una spalla gli sto uscendo. È sottomodato la forza del re di Okuto. Ah, brucerai. Ti piace? Ti piace? Splotch. Gli hai infilato. Eh sì. Ho colpito il tuo medaglio Kayamon Tencho. La tua bocca dirà la verità anche se cercherai di metterla a tacere. Wow, bellissimo. Kayamon Tencho. Dimmi, Yuza, chi è il generale? Se cerchi di resistere, il tuo corpo sanguinerà da ogni poro e si autodistruggerà. Ma non. Ah, sì? Ok, non far rifartare il Doc. Grande Doc. Re di Okuto, sei un vero bastardo. Ksoyaro, immagino. Ksobaka. Tu figlio di un cane. Sono una nuvola, mi muovo di mia volontà. Cosa ti aspettavi, Rao? Rao! Sarò Yuza delle nuvole fino alla fine. L'è morto.
Sei stato un avversario nativo, le giuda. Morto con uno. Vuoi seppellirlo qui? Guarda come capisce. Perché c'è sta faccia? Ma perché c'è sta faccia? È ora di seppellire rispettosamente lo spirito di Yuta delle nuvole. Yuta, il semplice fatto che tu non parlassi nonostante l'immenso dolore mi ha mostrato la verità. Vai, Renero. Minchia, ne ho prese 6 Mord Val. Devo togliere questo. Devo togliere questo. Devo togliere questo. Quelle di livello 1 dove stanno livello 2 via. Mord 2 via. Livello 2 via. Ok. Salvifico. Il momento della verità. Io mi faccio questo e poi basta. Che mi sa che siamo quasi alla fine del primo stagione. Yuri è viva. È vero. Ed è in quella torre. Non lo fare. Che non ho mantenuto la promessa che ti ho fatto. Sarà buttata, ti ricordi? Mi odiava così tanto. Yuri non può morire così. Puoi insultare i tuoi nemici rimanendo agli atti. Li insulterò volentieri. Flashback. Yuria. È un miracolo. Non ha nemmeno un graf. Perché sotto c'era Fudo. E voi sareste... capito. Sono Ryaku del mare, uno dei 5 astri in cerchio di Nae. Questa è una forte. È Fudo della montagna. Io ho portato le pendole e i piatti. È il pesce. Il nostro dovere proteggere di Yuri è la stirpe di Nando fino all'ultimo giorno, ok. No, la terribile stella della tirannia si avvicina. È Raul. Maestro Shin, conosci bene Raul. Se vedi Yuri non gli apre il suo cuore, questi lo ucciderà senza esitazione. Hai capito? Andate via in fretta, se pensate che Yuria è morta, Raul non vi seguirà. Ma maestro Shin verrà ingiustamente accusato di aver ucciso Lady Yuria. E Ken ti abbofferà di ammazzate. Come è poi successo? Presto o tardi, io e Kenshiro andremo da lei. Fino a quel momento non lasciare che le accada nulla. Non è mai morta, Yuria. Plot twistone. E voilà. È giunta l'ora. Dov'è Yuria? Raul. Ho scoperto l'identità del generale. C'è una sola persona al mondo che potrebbe resuscitare l'anima di Yuta in quel modo.
Vedi? L'unica donna degna del re di Hokuto. Il generale non è altri che la stessa Yurio. Oh no! Ha capito tutto. Yurio, servimi o morirai. La scelta è tua. È convinto, Lau. Tra l'altro gioco dello 1983. Ryaku del mare. In un altro momento saresti stato un brillante stratega. Okay. Nemmeno le macini. Sei andato troppo oltre, Raul. No. Piangi Kenshiro, ora Yuri appartiene a me. Dai. Che fai, non te lo fai lo scontrone? Ecco. Qua. Io non scappo con Yuri. Io lo boffo di mazzate. Ricordati chi sono. Ricordati chi sono. Lasciami. Ricordati chi sono. Shinderu. Hola! Ma grazie ricordi TV. Riders. Benvenuto. Come stai? Io sto giocando Ken's Rage 2. Addio. Mi sta massacrando. Ok. Grazie per il ride. Stavi giocando a Super Mario RPG. Ui, bello. Come stai? Ah, bene, bene, io sto nella parte finale, eccolo là. Ah, la trasmigrazione attraverso Satori. Brividi, regà. Da che roba? Riesco a vedere il flusso della tua aura. Quei movimenti. Sacchete. Questa è la tecnica di Rei. Mamma Kenshiro. Possibile, il suo corpo dovrebbe essere già andato a pezzi. E invece no. Che occhi infelici, eh? È quello di cui parlava Ryuken prima di morire. Ryuken è il loro maestro, eh? La tecnica estrema della divina scuola di Hokuto. La reincarnazione attraverso il nulla. Cioè, Poggio Marino. Un'entità fisica, Poggio Marino. La reincarnazione attraverso il nulla. La cosa più potente del mondo è il nulla. Non riuscirci solo colui che ha accettato la vera tristezza, ragazzi. Noi facciamo parte della scuola di Hokuto, non lo sappiamo. Che ci ha assorbito il sangue degli uomini che ha combattuto.
Il dolore provato dopo ognuna di quelle battaglie è permesso di proteggere le tecniche. Più intenso il dolore, più potente lui diventerà. Impossibile, sto tremando. È per caso tablet? No, io no. Stai provando la paura, Dao. No, purtroppo non ho un tablet. Non ho paura di te che in Shiro ce l'hanno i miei, ce hanno l'iPad. Ma non... non lo pratico tanto. Non mi ritirerò mai, vado avanti verso la vittoria. La reincarnazione attraverso il nulla non ha alcun significato di fronte a me. Prendi questo. La mia invincibile carica del dominatore dei cieli. Voilà. Anch'io mi rifiuto di ritirarmi. La tua ambizione finisce qui, Raul. Puoi strapparmi gli occhi o spezzarmi le braccia, ma t'aspetterà solo la morte. Ma quanto soffichissi lui. Io ho preso la logo Xiaomi Redmi Pad 2K90 e spagato 149 euro. Ma mica male. No, la mia ultima trappola. No, è il momento migliore. Io sto aspettando per un computer nuovo, ma deve scendere ancora un po'. Sono fortunato, il cielo è chiaramente la mia parte ed è arrivato da... Mi è arrivato da Yuria. Ah, però, mica male. No, io non le uso tantissimo i tablet, quindi... ci farei nulla. Però so che sono comodi, insomma... li puoi usare in 3000 modi diversi. Però per quello che faccio io non c'ho utilità. Se dovessi prenderlo per una persona che vuoi disegnare, fare cose, devo prendere per forza un iPad serio. Ma anche no. Devo vedere. Costa troppo. Costa troppo, troppo, troppo. Ok. Servizio. Respingerò l'obiettivo sbloccato. Però ottima come cosa. 150 euro di sconto, mica male. Ok, ci siamo all'ultima battaglia, no? La fortezza dell'esercito del re potevo chiedere dove si trova Raul. Morite. Morite. Venite. Ed esplodete. Mai uomo scenderu. Esplosione di massa.
morte e distruzione. Ah, c'ho pure la reincarnazione attraverso il nulla, ovviamente. Mi sa che devo cambiare per forza le pergamene, quindi mi devo rivedere un attimo tutte le pergamene, perché mi serve una cosa in più. Ah. Il dolore dei 16 bit, degli 8 bit. Ah sì. Cinque bit. Un bit. Ah, devo per forza... Ah. Splotch. Infatti mi sa che è meglio che mi fermo, perché... questa me la devo studiare meglio. Cioè, tutta sta parte è un po' pallosa, perché ogni Musu che si rispetti, giustamente, prendi le abilità... e poi le devi mettere, devi aggiustare in modo da avere i potenziamenti più alti. Se voglio andare avanti, mi stanno già massacrando di mazzate, infatti mi levano un botto di energia. Devo mettere più energia nelle pergamene. Ho più difesa. E non posso fare nemmeno la mossa più potente. Però li picchio. Bello. Legati metallo alle mie, bello. Ah no, sono arrivato di nuovo questo. Sono tornato in motociclisti. Ciao. Si esplodono da soli. Che sta succedendo? Hello there. Hello there. General Kenobi. Ma tra l'altro avevo anche intenzione di farvi vedere prima o poi Neverwinter Nights, ma quello che dico io, no, quello gratis che fa schifo. Che non ha senso. Uff. Dette fermi. Che dice? Oh. Mercato. Hello there. Che me la porto da qua. Va bene. Anche perché basta. Ho fatto una strage. Ne ho abbastanza. La cosa bella è che si può giocare pure online questo gioco. Da 360. Perché sì, sto giocando proprio da 360. Ah, c'è lo scontro con Fudo. Spero tu sia pronto a bagnarti del mio sangue, altrimenti non avrai nessuna possibilità di vincere.
waifudone. Hai preso... Ah, questo lo so fare perché ormai è diverso. Hai preso il pepe, eh? È tornato Cannavacciuolo? Questi spaghetti sono terribili? Farò una bruttissima recensione? Cioè, non è servito un cazzo quell'urlo. Massa inutile. No. Ma mi sfonda questa mossa. Ritaglio. Quel bagliore di tristezza, ecco cosa mi ha spaventato. È lo stesso che aveva Kenshiro. Picchio alla grande. Dopo. Sì, ce l'ho fatta. Yeah, ce l'ho fatta. Il tuo corpo è già morto, perché insisti? Non potrai mai capire. Anche se il mio corpo è ridotto in pezzi, continuerò a lottare finché mi resta una sola goccia di sangue. È il cuore di questi bambini a spingermi a proseguire nel momento strappalacrime. Il potere nascosto nella tristezza di quegli occhi. Quegli occhi, Kenshiro. Muori, Raul. Zaccati. Ah sì? Non può esserci vittoria per un uomo che non conosce il dolore. Fude è andato. Ha perso, sì. Che bei momenti. Ti prego, usa quelle mani per prendersi cura dei bambini. E per accettare l'epoca in cui viviamo. Che bei momenti, vero? Sto quasi per commuovere di nuovo. E soprattutto non discordare di scapocchiare il pesce, hai capito? E dice sì a fesse sordo. Ecco. Morto definitivamente con queste ultime parole. Servivano per caricare. Non era fortuna dal dolore, vabbè.
Nemmeno questo fuoco può danneggiare il mio corpo, perfetto. Eppure una cosa semplice come il dolore può farlo? Ebbene sì. Benvenuto nel mondo reale, dai. Quello che ha provocato paura in me era l'amore. L'amore. In questo caso c'è solo un modo per sconfiggere Kenshiro. Con l'amore. Yuria, fin quando non conoscerà l'amore non potrà mai provare il vero dolore. C'è solo un modo per conoscere sia l'amore che la tristezza. Yuria, devo toglierti la vita. Che cos'è? È il cavallo? È il rettigodiri. Oh, mi sta chiamando. Bato. Voglio che assisti a quest'ultima battaglia. Ok. Io salvo qua, raga. Sì. Ho ricevuto pure 4 pergamene. Oh, che stress. Ma quale cazzo posso fare? Di livello 1. Ok. Va bene. Io sono soddisfatto. Ragazzoni. Anche oggi abbiamo dato doppiamente, direi. Quindi per me basta così per oggi. Ma potrebbero esserci sorprese in questi giorni appena succedono dei fatti. Io vi terrò aggiornati e vedrete delle novità. Nel frattempo, come sempre, io vi faccio... Vi ricordo sempre il nostro motto, cioè guardate la radio, guardatela. Seguiteci, seguiteci sui nostri social, sia su Discord che su Telegram e Instagram, per capire e seguire le nostre live quando ci saranno. Domani non so se ci sarà Ziorello o Sagamurai, però mi raccomando, state sempre sul pezzo. Grazie a tutti per la compagnia, vi ringrazio tantissimo. Vi ricordo i nostri obiettivi, a 30 sub ci sarà Sekirum e quant'altro. Grazie a Sama, grazie a voi che avete comprato le carte, mamma mia, sarà un bordello. Tu sarai in viaggio fino a tardi, andiamo da Luca G. Ah, sì, andiamo da Luca, mi piace. E ci risentiamo in questi giorni, ragazzi, grazie mille, vi mando un abbraccione. Siete stati fantastici. Ciao. Ciao a tutti. Maro. Radiation. Warning, high fun radioactivity.